Benvenuti a una nuova puntata di Blu Notte. Io sono Carlo Succarelli. E anche questa sera faremo luce su un mistero italiano. Bene. La triste vicenda si svolge a Belpacchio, ecco. Un ridente paesino alla pendice del Monte Pinnazza. Sono le 8:30 del 5 maggio 1981. Sì. Quando, come ogni mattina, Francesca Zofai, detta Checca, esce di casa per recarsi in tintoria. Alcuni testimoni affermano di aver visto Checca Zofai arrivare davanti a... Tra tutti i nomi. Scusate. Vabbè. Dicevo, alcuni testimoni affermano di aver visto Checca Zofai arrivare davanti alla tintoria quando questa era ancora chiusa. Infilare la chiave nella serratura, alzare la saracinesca, estrarre una seconda chiave per aprire la porta della tintoria ed infine mettersi dietro il bancone e stirare. Perché? Ma come perché? La bandaglia. Gli inquirenti stanno ancora indagando sul motivo di questa inconsueta operazione. Ma non sarà l'unico mistero di questa intricatissima vicenda. Dei geni proprio. Alle 10:30, che cazzo fai? Ecco. Chiude il negozio. Appende un cartello con su scritto "Torno subito, sono al bar" e si allontana. Allora? Passano solo 2 minuti quando incontra un suo amico che dall'altra parte della strada la chiama per nome. Che cazzo fai? E lei risponde: vado al bar. No, vieni anche tu. Ma era il nome, non la domanda. Ma a quel bar non ci arriverà mai. È davvero una brutta storia. Una storia fatta di riciclaggio, ma estorsioni, intimidazioni, furti con destrezza. Ma dove? Omicidi colposi, uxoricidi e panni sporchi che non si lavano in famiglia ma in tintoria. La bandaia. Ma alle 10:40 che cazzo fai viene vista per l'ultima volta nella piazza principale di Belpacchio, dove si incontra con l'attrice Valentina Cerri. E da quel momento fa perdere le sue tracce. Ma rechiamoci a casa di Valentina Cerri per raccogliere indizi utili alla nostra inchiesta. Bussiamo alla porta. Bussa. Vado ad aprire io. No, Stefano, se non ti dispiace è casa mia, vado ad aprire io. No, scusa, il protagonista sono io e quindi vado io. No, scusa, forse non ci sei stato attento, ma Succarelli ha detto chiaramente: ci rechiamo a casa di Valentina Cervi per cercare che cazzo fai. Come cosa faccio? Apro la porta. Sono Succarelli di Blu Notte. Ma lei è Stefano Accorsi. Ma che cosa? Ma cosa fa a casa di Valentina Cervi? Hai visto, cercava me. Sono qua perché abbiamo appena finito un film assieme. Ma cosa vuole? No, stiamo cercando il corpo senza vita di Checca Zofai. Ma Checca è qui? È venuta a stirare le camicie, gliela chiamo subito. Checca Zofai! Checca Zofai! Sono qua, chi mi vuole? Eccola la Checca. Veneto l'ha fatto. Ma lei non è morta. È viva! Ma certo! Ma certo che sono viva, scusa, non sono stata mai meglio in vita mia! Veneta, perché? Cosa vuoi? Ma tu. Melagramo. Vabbè, sei viva, ma noi possiamo rimediare subito. Un altro? Dai. Grazie. Ecco. Abbiamo finalmente trovato la salma di Checca Zofai. E anche questa volta Blu Notte ha fatto luce su un altro mistero italiano. E vai! Amici ascoltatori, nella parte di Valentina Cerri c'era Valentina Cerri e nella parte di Stefano Accorsi, Stefano Accorsi! Ciao! Ciao!